Cari chitarrnati, bentornati qua sul nostro canale di YouTube e su lezionechitarra.it. Oggi abbiamo un ospite, Giubazza. Ciao, sono ciao Claudio. Molto contento di avere. Allora, per chi non lo conoscesse, Giubazza è un chitarrista, musicista, produttore che ha collaborato anche con nomi, insomma, piuttosto importanti. Vogliamo giusto così fare qualche nome. Beh, Eugenio Finardi, Levante, The Producer, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigalli, Vittorio Cosma, Morgan saltuariamente, After Hours Oggetti, oddio, adesso mi sono perso, Andrea Lazzaro, Simone Bianco, insomma, chi ne ha più ne metta. Ma oggi finalmente collaboro con Claudio Ciccolini. Hai visto? Era da tempo che non c'è fine, the sky is the limit. No, ma io sono anni che volevo dire ciao Chitarrnauti, cioè, fallo. Sono contentissimo. Comunque, a parte gli scherzi, Joe è uno dei miei, lo dico sinceramente, uno dei miei chitarristi preferiti, musicisti preferiti, quindi per me grazie. È un grande piacere, ma secondo me è anche un po' un romanticone, oltre ad essere un bravo musicista, no? Mi hai letto dentro. Ti ho letto dentro. Ecco, quindi diciamo che il tema del giorno è parlare di 10 grandi canzoni d'amore, alcune piuttosto note, altre meno, che così volevamo snocciolare, magari consigliare anche per delle eventuali serenate, se lo ritenete sì, qualora aveste bisogno di una playlist per conquistare la vostra lei, esatto, il vostro lui, esatto, dovete rimanere fino alla fine di questo video, esatto, perché vi svolteremo, perché il poi, romanticismo che importa. Come sappiamo, l'ultima è la migliore, che non mi ricordo neanche qual è, però va detto perché così sì, loro rimangono. Guardare fino in fondo perché l'ultima è la più importante. Detto questo, ne tiriamo fuori una testa. Sì. Diciamo che ce le siamo dette prima quali sono, però alcune magari che mi ha proposto Joe io non le conoscevo e viceversa. Però proviamo a strimpellarle un po', non so neanche bene cosa faremo, quindi sì, c'è anche tanto di improvvisato. Senti Joe, allora qual è la prima canzone di cui ci parli e perché? La prima canzone è molto originale anche la scelta del brano, perché include la parola love, ok, assolutamente imprevedibile. Sì, no, perché non te lo aspetti. No. Il brano si chiama Big Love dei Fleetwood Mac, ed è un pezzo degli anni '80 che ha avuto due vite: ha avuto la vita del disco, che suona appunto molto anni '80, molto così, e una vita successiva che è stata appunto la versione riarrangiata da Lindsey Buckingham, che è uno dei miei chitarristi preferiti, che la porta dal vivo solo chitarra e voce, e fa più o meno così. Innanzitutto Lindsey Buckingham ha uno stile chitarristico molto bello, molto legato al fingerstyle, con un pollice compulsivo sugli ottavi a dei livelli veramente... Il pollice compulsivo è la prima volta che lo sento. Ma bisognerebbe farne un corso di pollice compulsivo. E fa più o meno così. Bellissima. Sì, è proprio... In questa versione mi piace un sacco, ti dico la verità, non la conoscevo, quando ho sentito l'originale così 80s, non lo so, mi ha fatto un po'... No, ma a me piace la musica anni 80, però sì, boh, non lo so, mia... No, però è affascinante proprio il fatto di come l'autore possa trasformare, vestire il brano con più arrangiamenti, e questo in realtà, chitarra e voce, se vi va andate ad ascoltarlo, è molto più pieno in realtà della versione arrangiata degli anni 80, sì, cioè, sì, con una sola chitarra riesce a fare molto di più, quindi no, mi sembrava un pezzo giusto. Assolutamente. Ci voleva un brano d'amore, ma di lamento, di ricerca. Di lamento ne abbiamo, secondo me. In ne abbiamo. Passiamo infatti al secondo, no? Che è uno mio, che è questa Marta di Tom Waits, che è quella che ti ho mandato l'altro giorno. Un brano che tra l'altro io conosco da poco tempo, da qualche anno, scoperto grazie a Manuel Agnelli, che l'ha fatta dal vivo in un live. Ho detto, cos'è questa cosa? Sono andato a scoprirla ed è diventata subito nelle top delle mie preferite, no? Che dove c'è quel tema che ti ho fatto sentire prima, che è quello... Quindi fa... E
Già, è bellissimo, tema che poi viene ripreso più volte nel brano, ma la cosa che mi colpisce moltissimo di questo brano è la maturità, nel senso che la voce narrante è un uomo anziano che chiama una sua vecchia fiamma di quando avevano, insomma, erano teenager, no? E al telefono ripercorre appunto tutta la vita passata poi di fatto senza, separati, perché tutti e due si sono costruiti un'altra vita, no? E la maturità del pensare che Tom Waits, quando l'ha scritta, aveva poco più di 20 anni, cioè come fai a riuscire a metterti nella testa di un uomo anziano quando hai soltanto quel... Ci vuole una sensibilità incredibile. Sì, sì, no, è veramente, veramente pazzesco. E tra l'altro sul primo disco di Tom Waits, quindi quando aveva ancora la voce, prima di rovinarsi, di distruggere la sua di Jack... Senza preset gutturale successivo. Esatto, è bellissimo anche il cambio di metro che c'è poi nel ritornello, perché passa in, diciamo, sì, sì, terzinato, diciamo così. Fantastico. Bello. E tutto poi si chiude con una frase che mi ha sempre emozionato molto, che è quando fa I remember quiet evenings trembling close to you, che mi ricordo serate tranquille passate tremando accanto a te, quindi insomma una chiusura molto molto romantica, quindi bellissimo. Per me questa andava messa assolutamente. Senti, un must have della, almeno della mia lista. Sì. Prossima tua? La prossima mia è, mentre la prima aveva, come dire, un titolo un po' scontato. Sì, esatto. Perché Big Love, diciamo, parliamo d'amore. Esatto, esatto, sì, sì. La mia seconda canzone, la mia seconda scelta, è un brano che, tenetevi forte, si chiama Ti amo. Ok. E c'è una sola canzone al mondo, esatto, che tutti conoscono nel, esatto, mondo. Che dice questo? Più che altro, che tutti conoscono, sì, che è Ti amo di Umberto Tozzi. Amo Umberto Tozzi. Perché io sono un grande fan di Umberto Tozzi. Anch'io, lo sai, lo sai. E credo proprio che io poi sono di Torino, con originario di Torino, e penso che proprio Umberto Tozzi sia il più grande cantautore che Torino ha sformato. Voglio dire, è un bravissimo chitarrista, esatto, musicista. Sì, infatti in tutti i suoi dischi c'è sempre stata una grandissima attenzione per la chitarra, sì, sì, per i suoni. Lui non voleva neanche cantare, pensa a te. L'ha convinto il suo produttore, che è anche il corresponsabile dei testi, cioè che è Gian Piero Bigazzi, che oltre ad essere un grande produttore era anche un musicista, faceva parte degli Squallor, non so se ti ricordi. Certo, come no. Quindi, per dire, una persona veramente con eclettica, un eclettismo a 360 gradi. E beh, niente, cosa si deve dire, infiniti. La bozziamo. Pezzo è bello, puoi suonarlo come vuoi, funziona sempre. Hai presente Primo Maggio su Coraggio? Che coraggio. Su coraggio, sì. Ma sai a cosa si riferisce? No? Io l'ho scoperto di recente. No. In realtà la canzone, la, sì, faccio super breve, sì, sì, parla di quest'uomo che è sposato, sì, ma che in realtà è anche un amante. Sì. Infatti la prima parte del testo, sì, parla proprio di lui che lascia l'amante perché il Primo Maggio, lui è un lavoratore che lavorava fuori da casa, e il Primo Maggio, che festa, torna dalla moglie. Okay. E c'è un'inquietudine sul fatto che lui fondamentalmente non vuole lasciare la moglie, torna a casa perché vuole ancora sentirsi marito di questa donna. E questo viene fatto con mille immagini, col testo. Sì, in effetti ci sono un paio di frasi criptiche come quella della carta igienica, no? Sì, quella della carta igienica, tra l'altro, Bigazzi disse: quello che tu apri, apri la porta e trovi il guerriero di carta igienica, nella sua idea è una stupidaggine, una cagata. Sì, appunto, una cagata. Stanza. Ah, ok. E quindi, no, niente, secondo me è un pezzo che vale la pena sempre menzionare. E poi, sì, veramente, sì, uno dei pezzi più conosciuti al mondo. Assolutamente. Il motivo ci sarà, nella sua semplicità anche. È un pezzo incredibilmente affascinante. No, fantastico. Dai, qualche volta parliamo di più di Tozzi, che anch'io sono abbastanza fan. Grande, sì, sì, dobbiamo. Senti, passando oltre, sì, la mia successiva è invece un pochino più seriosa, forse. Amore che vieni, amore che vai, di De André. Certo. Ok? E niente, quindi vabbè, l'incedere è quello... Giorni passati a rincorrere il vento, un mese tra un anno,
volevo introdurre un'altra tipologia di amore in cui secondo me De André è capostipite, cioè nel narrare la caducità intrinseca nell'amore, nel senso che sono tutti bravi a dire l'amore che durerà per sempre, ma poi la verità è che non dura mai, quasi mai per sempre, no? E De André, nel narrare appunto il fatto di come poi l'amore di fatto spesso finisce, secondo me è stato il maestro, perché non lo so, te lo sbatte in faccia senza troppe, insomma, sì, senza troppi complimenti fondamentalmente, no? Qui questa canzone secondo me... Sì, la poesia secondo me è quando tu riesci a raccontare delle cose anche scomode, o non necessariamente positive, dandogli però un peso e un senso che ti lascia profondamente segnato da quell'informazione, da quell'immagine, da quella scrittura. E vabbè, lui è... Sì, 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 no, assolutamente, perché poi, nel senso, nonostante lui parli di qualcosa di brutto, parla di qualcosa che è prima bello e poi brutto, certo, ossia bello che brutto, ma lo fa con sincerità su entrambi i sì, lati, cioè nel senso... È realista. Esatto, guarda le cose dall'esterno e così le descrive, insomma, questo, insomma, questa canzone, ma anche se pensi alla canzone dell'amore perduto, è un po' la stessa idea, sì, no? Cioè, sì, dopo sì, un po', sì, ragazzi, può essere che finisca, e lui, insomma... Questa cosa mi sì, piace molto. Lui era molto bravo, secondo me, a mettersi in un punto e a vedere quello che succedeva e narrarlo al meglio della sua sì, 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 condizione. Assolutamente. Molto bello. Senti, passiamo alla successiva. Vabbè, cioè... la successiva non ha love o amo nel testo. Okay. È una canzone di addio, di saluto. Sì. È un pezzo che amo molto, la mia, diciamo, la mia ben preferita insieme a Fleetwood Mac. Che accidentalmente anche la mia ben preferita. Toh, guarda, vedi, allora vedi, magari la facciamo insieme. Sì, può essere che qualcuno anche la sappia. Ed è Baby I'm Gonna Leave. Esatto. Ma nella versione delle Zeppelin o nella versione di Joan Baez? No, io la faccio solo nella versione di Joan Baez, anzi nella versione originale di... non ricordo come si chiamava. No, ma guarda che è bella. Quella cosa un po' flamenco lì. Che qualcuno dice non c'è niente di quella di Joan Baez in quella delle Zeppelin, ma no, c'è, l'epos secondo me c'è. Sì, sì, c'è, ma c'è proprio quell'intenzione là. Sì, sì. Parliamo del 1969. Vai. Cioè, o elettrico o riacustico. Dice loop baby. Esatto. Senti, vabbè, un po' abbiamo già parlato, insomma, questa descrive appunto la fine, no? La fine, esatto, la fine di un addio, ecco, vedi? È bellissimo questo trade union di brani, sì, perché c'è chi immagina sì, il futuro, sì, c'è chi no, descrive l'abbandono in maniera ma poi profonda. Tra l'altro questa canzone e in generale le Zeppelin è proprio la battaglia tra i due sessi, perché loro erano molto, diciamo, nel senso, per non dire misogini, però ci andavano giù un po' pesante, ecco, verso le donne. Forse oggi verrebbero sì, anche... Era facile, quando li accusavano di essere misogini dicevano i pezzi li abbiamo presi dal blues americano. Esatto. Quindi sempre essere colpa di qualcun altro, un corso di colpe. Senti, parlando di giganti della musica rock, della musica leggera, ti propongo questa progressione armonica... Cugini di campagna. No, ti propongo un pezzo dei Beatles. Vai. Che per me non può mancare, Here, There and Everywhere, e più
Precisamente un pezzo di Paul McCartney, perché come sappiamo ci sono le lennonate. E tu ti senti più lennoniano? No, io mi sento equidistante, non ho un mio preferito, era quel dolce salato che faceva grandi i Beatles, però questo proprio secondo me è uno dei capolavori di quel approccio così un po' floreale, sì, floreale sì. Nel senso di rose e fiori, di romantico di Paul McCartney, no? Infatti questa è proprio la classica canzone d'amore, ma è proprio bella musicalmente, perché c'ha una progressione armonica, perché parte in sol maggiore, no? Poi quando cambia il ritornello, I want her everywhere. Yeah, she's behind me. I know I am never there. C'è quella cosa, no? Sì. E poi torna in maggiore, cioè, quindi gioca tra sol maggiore e sol minore, sì, con quelle armonie che veramente le usano tutte, le usano benissimo. Quasi sì, tutte. Sì, quindi un brano molto delicato, sì, però sì, veramente sì. bello. No, è armonicamente. Incredibile. Bello. Esatto. E quindi questa era la mia. Passiamo alla tua successiva. Allora, Spezzone, mi verrebbe da dire. Spezzone. Un pezzo che ho scoperto praticamente da quando sono venuto a vivere a Milano. Ok. Mi sono innamorato di una donna milanese e il brano è Innamorati a Milano di Memore Migi. Brano che tra l'altro quando me l'hai detto l'altro giorno l'ho ascoltato e forse l'avevo già sentita una mezza volta, qualcosa mi diceva, sì, però sì. Cazzo, mi è piaciuta subito, me la sono un po' imparata. È tra l'altro un pezzo del 1964. Sì. Bello, ma riusciamo ad abbozzarla in qualche modo? Sì, secondo me sì. Allora, sapessi come strano sentirsi innamorati a Milano. In un grande magazzino, in piazza, in galleria, che pazzia. Corretto. Che pazzia. Con Johnny Dorelli. Sapessi, è bellissimo. Bellissimo, che poi c'è tutto il ritornello invece. Sì, magari... eppure... incredibile, tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto una minore. Sì, ah sì, torna sul sì. Guarda, ha un non so che di sospeso. Sì. C'è un non so che di sospeso che mi piace un sacco. Bellissimo. Sì. Era proprio una magia, la versione originale, perché poi come molti artisti l'hanno rifatto mille volte, la versione originale proprio per il suono, per il fruscio. Sì, ma poi tu hai detto una cosa interessante prima, no? Che quel discorso di innamorarsi, hai detto in una città di merda come Milano, no? Sì, l'ho detto. È molto, credo sia molto difficile. La grande città è uno dei posti in cui è più facile sentirsi da soli. Sì. E quindi invece stabilire un legame malgrado il delirio. Sì. Però ti dico la mia da lombardo, quale mi sento, cioè il rapporto che hanno i milanesi con Milano è un po' l'opposto di quello che hanno i napoletani con Napoli. Sì. I napoletani con Napoli è amore, punto. I milanesi invece sono così, come dire, c'hanno dell'auto sadomasochismo fondamentalmente, la amano ma poi la odiano, la maltrattano, c'è un rapporto un pochino più conflittuale, quindi, sì, Però poi c'è anche un po' di affetto anche nella canzone. No, ma quello me. Che ci sia, io sento un grande amore da parte dei milanesi verso Milano, è comunque un amore che aiuta anche a me. Sì, è un po' così. Passando oltre, andiamo alla successiva mia, che è invece L'animale di Franco Battiato. Bellissima! Pezzo incredibile. E qui ti dico la verità, la cosa che mi piace di questa canzone, a parte vabbè la melodia, insomma la canzone in sé, è l'idea di un amore che ti prende, che c'hai dentro un animale che non sei in grado di controllare fondamentalmente, certo. No? Un amore quasi bestiale per certi versi, e mi piace molto, quindi vabbè. Benissimo. Allora lì come fa la canzone, la strofa, quindi viene a vivere non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose, un po' di leggerezza e di stupidità. Ma si passa il ritornello bellissimo. E l'animale
amore che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. Boh, bello, bello. Battiato maestro. Cavolo. Maestro anche, e non si, alcuni non lo direbbero, di interpretazione vocale per quanto mi riguarda. No, cioè, falla cantare a qualcun altro e non funziona. Scusa, è fuori menù. La stagione dell'amore viene e va. Na 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 na. Questo è un altro pezzo incredibile. Beh, ce ne sono. Che si riaggancia molto nel via quel discorso che facevi Fabrizio di D'André. Sì. Un'altra nuove possibilità per conoscersi. Cioè, finisce un amore e ne arriverà un altro. Sì, sì, sì. Scusate, sì, esatto. Parole memoria non ciclica. Bellissimo. Sì, infatti. Vabbè, dai, tutti spunti per cose future. Assolutamente sì. Ora tocca al mio ultimo pezzo. Sì. Ultimo pezzo è, come dire, è qualcosa che forse neanch'io immaginavo di inserire in una mia personale top 5. Però volevo anche in qualche modo dare un po' di... Leggerezza, un po' come... no? Sì, beh, non so se è leggerezza, però... E come per Tozzi, no? Ci sono artisti che secondo me non hanno ancora raccolto tutto quello che meritano. Questo pezzo secondo me fa l'intera carriera del suo autore, sì, che è Amedeo Minghi. Beh, allora fa metà, perché dai, lì abbiamo... Beh, no, c'è anche Vattene Amore. Vattene Amore. Però c'è questo brano che si chiama Serenella, sì, che parla di questa ragazza del dopoguerra, mm-hmm, e quindi l'interprete in questo caso Minghi parla proprio di questa ragazza, la riscrive con un grandissimo amore, quindi una canzone d'amore, di un altro tipo di amore, di cura direi quasi, mm-hmm, anche quella, non so se te la ricordi, che faceva la radio trasmetterà una canzone che ha pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera. Na 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 na, e dei tuoi occhi così belli proiettati sul futuro e su di noi nel 1950. È un pezzo che parla proprio del dopoguerra, sì, ma riesce veramente a portarti lì, nella descrizione che ha nelle strofe. E niente, mi sembrava... Bella, me la vado ad ascoltare, perché comunque hai ragione, cioè ci sono autori che secondo me hanno raccolto meno di quello che, sì, di quello che meritavano. O sono visti, forse non sì, sono pienamente... Sì, esatto. Quanti avrebbero il coraggio di dire sono fan di Minghi? Tra i rockers, beh, specifico, sì, perché i rockers poi sai che hanno tutte le loro, insomma... Sì, sì, sì. Se andiamo per categorie diventa, sì, un pochino più difficile. Senti, ultimo pezzo, che ecco anche per il titolo chiude questa cosa, è Exit Music for a Film di Radiohead, una delle mie band preferite, una delle mie canzoni preferite. Credo di non esagerare se dico una delle più belle canzoni mai scritte in assoluto, per la potenza che ha, perché adesso non so se tu hai visto il film Romeo più Giulietta, no, un film degli anni 90, questa era la sigla finale. Era quello con DiCaprio. Sì, esattamente, sì, okay, sì. Questa era la sigla finale che chiude, ed è una canzone di tragedia, perché in effetti poi Romeo e Giulietta, certo, ha quella cosa lì. E diciamo che secondo me Thom Yorke è riuscito con questa canzone a rappresentare l'idea dell'amore che, se deve finire per colpa di altri, allora si trascina dietro, cioè se deve affondare si trascina dietro tutto l'universo, tipo... Cioè, se non dobbiamo stare insieme noi, allora potete morire tutti. Questo è il concetto. L'ha presa bene. L'ha presa bene. L'ha presa bene. From your sleep dry your tears today. Whiskey. Ecco,
poi la canzone c'ha tutto il suo sviluppo, insomma, anche tra la batteria, così. Però è il finale, no? Continua a ripetere ossessivamente questa frase. I hope, we hope that you choke, that you choke. Cioè, spero tipo che moriate soffocati. Ecco, sì, questo sì, è un po' il concetto, no? Sì, diciamo, quindi, insomma, che poi il tono di Thom Yorke aiuta a portarti un po' più Nel baratro, però sì, in senso altissimo, ovviamente. Sì, 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 no, assolutamente in senso che, alto. Che è un po' un baratro nel senso altissimo, vabbè, insomma. Vabbè, sono quei paradossi, però bello, abbiamo fatto un viaggio, insomma, non indifferente. No, tra davvero bello. Diverse sfaccettature. Gio, io ti ringrazio. Grazie a te, Claudio. Invito chi ci sta guardando a scoprirti, tu sei attivo, vabbè, sui social, principalmente su Instagram forse? Sì, Instagram è un po' più, esatto, la mia casetta. Magari lasciamo qualche link da qualche parte e spero di rivederti poi dopo, prossimamente, su questi canali. Quando vuoi, sono tuo ospite. Va bene, grazie. Ciao a tutti. Ciao, a presto.